Sono trapelate le presunte caratteristiche della futura Sony A7R Mark V. Ok, questa è la Mark III, ma l'idea è assolutamente quella. Vediamolo un attimino insieme. Prima di continuare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo, cose importanti per la crescita del canale. Inoltre, se dovete fare un acquisto su Amazon, uno qualunque per qualunque importo, vi invito a utilizzare il primissimo link che trovate sotto in descrizione. Vi supportate col canale, non vi costa nulla. Date un'occhiata ai link sotto in descrizione, potreste trovare qualcosa di interessante. Ce ne sono diversi, link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, insomma un sacco di cose, dateci davvero un occhio. Dunque, piccola premessa, Sony ha la suddivisione della serie 7 veramente molto netta, molto comprensibile, molto più di diversi altri brand. Allora, come sappiamo, la serie A7 si divide in A7S, prettamente dedicata, o meglio orientata al video, la A7 normale, come la chiama qualcuno, liscia, che è sostanzialmente la tuttofare, che attualmente è arrivata alla quarta generazione, presentata anche da poco. In realtà non c'è ancora persino una distribuzione massiccia a causa appunto dei problemi legati alla disponibilità di materie prime, e la 7R. R sta per Resolution, dovrebbe essere Resolution, cioè una fotocamera prettamente orientata a foto di grandi dimensioni, molto dettagliate, quindi studio, archivio, landscape, insomma tutte quelle cose dove il dettaglio è abbastanza importante. Siamo arrivati alla quinta generazione. Ma subito detto che è probabile che la fotocamera verrà presentata nella seconda metà del 2022. Perché? Perché purtroppo i problemi legati appunto alle disponibilità di materie prime stanno rallentando un settore come quello fotografico, che è già abbastanza in crisi, in difficoltà. Tanto più che B&H Photo, uno dei più grossi venditori di strumentazione fotografica americano, ha fatto slittare la disponibilità del tanto atteso 70-200mm f2.8 di seconda generazione, sempre di casa Sony, per giugno 2022. Quindi è presumibile che le disponibilità di questa nuova A7R di quinta generazione saranno un po' più in là nel tempo, probabile questo inverno, quindi inverno 2022. Adesso diamo un occhio alle caratteristiche. Vi dico subito che le caratteristiche non mi hanno fatto particolarmente saltare sulla poltrona, però c'è anche da dire che esistono dei limiti fisici oltre i quali non si può nemmeno andare. Infatti il sensore rimane un 61 megapixel full frame, sensore Exmark MOS, supportato da un processore Bionz XR. Diciamo subito che può essere che il sensore sia stato leggermente ridimensionato, o meglio ridisegnato, poiché gli ISO nativi scendono da 100 a 80 per arrivare a un massimo di 32.000 come l'attuale A7R4. In modalità APS-C si scende a 26 milioni di pixel. Ora, io questa modalità, ve lo dico, è una modalità che fa davvero tanto, tanto, tanto comodo. Se le critiche sul full frame sono spesso legate a dimensioni delle lenti, costi, ingombri, eccetera, e tutto sommato ci stanno come critiche, una delle varie critiche che vengono appunto mosse è che se si vuole lavorare con focali abbastanza lunghe, ecco, la PSC è meglio, perché ovviamente il fattore di moltiplicazione 1,5 ci dà la possibilità di avere, per esempio, da un 100 mm un 150 mm, che torna comodo in determinate situazioni. Ecco, con l'opzione Super 35 mm APS-C Mode, come la vogliamo chiamare, c'è questa possibilità all'interno delle full frame Sony, e vi garantisco che è una modalità che ho utilizzato e utilizzo spesso ed è davvero comodissima. Il menu nuovo è quello ovviamente della A7S3, ma mi pare abbastanza ovvio, visto che già il menu insomma di Sony non è il massimo della vita. Invece questo nuovo menu è molto molto più comodo, 10 fps, e quindi qui non andiamo oltre. Invece
759 punti di messa a fuoco con il Real Tracking Eye Focus per uccelli, animali, umani. E anche qui puntano bene su una delle principali caratteristiche, insomma, che vengono evidenziate da queste presunte caratteristiche, è comunque un occhio di riguardo all'autofocus, che si sa è ottimo sulla 7R, ma non performante come in altre fotocamere, come ad esempio appunto la A7. Stabilizzazione a 5 assi, il viewfinder a 9.44 milioni di pixel, mentre il non-display dovrebbe essere un flippabile da 2.360 milioni di pixel, 2.360.000 pixel. Avremo, e qui ovviamente cominciamo a capire quali saranno le caratteristiche principali, abbiamo una Dual CF Express Type A con compatibilità SD UHS 2, quindi avremo le Compact Flash Express. Perché? Perché lo vediamo subito dopo. Intanto abbiamo il supporto al 10 bit AVE per le foto, una compressione senza perdita di dati in RAW, oltre al 16 bit RAW. Ma adesso arriviamo alle caratteristiche probabilmente più interessanti, sì, perché parliamo del supporto all'8K24p e 4K24p full frame in oversampling. Cosa vuol dire? Allora, un sensore da 61 milioni di pixel sappiamo benissimo che fa, facciamo i calcoli, fa ben più di 8K, fa molto di più. Quindi, per andare a coprire l'intera superficie full frame, quindi anche la focale dell'obiettivo che stiamo utilizzando, è necessario fare un oversampling, cioè scalare il formato che viene registrato in un formato appunto 8K. Questo cosa vuol dire? Che ci vuole un grosso e potente processore per fare in modo che la cosa avvenga in real time. Cosa vuol dire? In tempo reale. Sapete quando mettete un video sul vostro computer e lo esportate in 1080p o in 4K, in quello che volete, avete presente che ci vuole un lasso di tempo per fare questa esportazione? Ecco, tenete presente che la fotocamera, da quando acquisisce l'immagine al momento in cui la ricampiona a 8K, ecco, a quel punto il tutto deve essere fatto in real time, cioè immediatamente per essere scritto tutto sulla scheda. Capite che il processore necessario deve essere comunque molto molto potente. Invece in Super 35 mm in oversampling siamo a 4K30p, mentre siamo a 1,4 di crop per il 4K 60p. XAVCHSS6 di encoding con profondità di colore 10 bit 422, supporto a diverse modalità creative, compreso l'S Cineton, che ci dà una grande gamma dinamica. Ovviamente abbiamo la sincronizzazione del flash, e purtroppo a quanto pare non ci sarà l'HDMI in formato piano, cioè nelle dimensioni dello spinotto a cui siamo abituati. Brutta cosa, piccolo particolare, ok, non cambierà particolarmente la vita, però diciamo che in altre fotocamere l'HDMI formato pieno è una bella comodità, senza stare a utilizzare cavettini piccolini molto molto ridotti. Prezzo al pubblico $3,500, allineato quindi alle versioni precedenti della Sony A7R. Questo farà ovviamente cadere anche i prezzi della versione precedente, che probabilmente verrà tolta dal catalogo o magari rimarrà, anche come succede per moltissime fotocamere Sony, ma anche il mercato, insomma, dell'usato sarà sicuramente molto più fiorente e molto più abbordabile nel momento in cui vogliamo andare a acquistare per esempio una Sony A7R4, che a quanto pare, se non ci interessano le caratteristiche video, i punti di messa a fuoco, questi 20 punti di ISO di differenza, rimane comunque un'ottima scelta. Ricordiamoci che attualmente Sony ha scelto appunto la risoluzione legata a un sistema full frame, quando invece altri brand hanno scelto delle strade un pochino più grandi come sensore. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo, vi ricordo di lasciarmi un commento sotto in descrizione, di lasciarmi un like, di condividere il video. Se dovete fare un acquisto su Amazon potete utilizzare il link sotto in descrizione, insomma aiutatemi a crescere col canale, date un'occhiata alla descrizione che non è messa lì a caso, potreste trovare cose davvero interessanti. Noi naturalmente ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!